Dunque tanti passi indietro, squadra lunga, larga, centrocampo inesistente, difesa da brividi, emblematico il secondo gol subito contro l'Ancona, sesto capo in casa, quindicesimo stagionale. In generale Pescara Molle troppo aperto e senza un minimo di aggressività. Tutto l'opposto rispetto a quanto visto nelle prime quattro gare della gestione Cascione. Non hanno affatto pagato le scelte iniziali. Giocare con un centrocampo così diventa complicato. Tunio va ancora deludente e impalpabile. Per caratteristiche, l'Estone continua a fare fatica nell'interpretazione di un ruolo che non è nelle sue corde. In realtà, niente di nuovo. Lo stesso Meazzi è un trequartista e non una mezzala. Gli effetti: assenza di filtro, impatto fisico e interdizione. Alla base, però, una rosa assemblata male, cosa sottolineata da fine mercato estivo. A gennaio si è fatto peggio. Girone di ritorno decisamente al di sotto delle aspettative. Tradotto in numeri: solo 20 punti in 18 gare contro i 32 di fine mercato. Girone di andata. In una classifica ipotetica del girone di ritorno, il Pescara occuperebbe il dodicesimo posto. La Juve, under 23, il terzo con 35 punti. Meglio dei biancazzurri anche la sorpresa Sestri Levante, decima posizione con 26 punti. Domenica prossima, ultima giornata della stagione regolare prima dei playoff che tuttavia potrebbero slittare di una settimana per il caso Taranto. Pescara, settimo, ultimo utile. Per affrontare in casa oggi il Pontedera almeno il primo turno preliminare con due risultati su tre al novantesimo. Ergo tre punti d'obbligo per i biancazzurri. Di scena domenica prossima alle ore 20 sul campo della fermana oggi in D per il distacco di più di otto punti dall'Ancona, quintultima. Si disputerebbe infatti un solo play out tra Bis, Pesaro e Recanatese. In sintesi, per evitare la retrocessione diretta ed accedere agli spareggi, la Fermana deve vincere col Pescara e sperare che l'Ancona non faccia la stessa cosa nel match interno con la Lucchese oppure che l'Entella perda in casa contro la Recanatese.